Il sindaco di Cortino, di Filippo Antonio, così ha scritto nel suo telegramma in solidarietà di Verde TV. Amministrazione comunale di Cortino apprende con disappunto l'oscuramento dell'emittente locale Verde TV di Teramo e di contro ne chiede l'inserimento nell'elenco della concessione per le emittenti, vista la grande utilità per l'informazione dell'intera zona. C'è poi il telegramma del senatore democristiano Corradino Di Stefano. Così scrive: esprimo vivo rammarico per imprevedibile e ingiustificata esclusione di Verde TV di Teramo dall'elenco delle emittenti con concessione. Auspico sollecito reinserimento emittente citata come da originaria graduatoria. E poi l'onorevole Gianni Di Pietro, parlamentare del PDS. Esprimo la più ferma protesta per l'esclusione dell'emittente Verde TV dal piano frequenze. È mia convinzione, dice Di Pietro, che il decreto di Ferragosto nel suo complesso sia frutto di valutazioni superficiali e sommarie. È evidente che il Parlamento dovrà esaminare non solo il decreto, ma valutare l'operato del Ministro con una commissione parlamentare di inchiesta. Nel testo inviato dall'onorevole Leoluca Orlando, il leader nazionale del movimento La Rete, si segnala di Verde TV la disponibilità ad una informazione corretta e pluralista. Il segretario del sindacato SILP CISL Poste ha telegrafato questo testo. A nome iscritti sindacato CISL Poste di Teramo, chiedo inserimento Verde TV Teramo elenco emittenti con concessione. C'è poi il segretario del Sinascel CISL, Espedito Piantieri, che ha così scritto nel suo testo: ritenendo estrema utilità per garanzia, corretta e pluralistica informazione, comunità teramana, chiedesi inserimento Verde TV Teramo, elenco emittenti con concessione. C'è poi una nota del dottor Nicola Negro, segretario del sindacato autonomo Confsal Autonomie Locali. Questo scrive nel suo testo: la segreteria regionale della Confsal Autonomie Locali, avendo già espresso solidarietà nei modi richiesti all'emittente teramana Verde TV, dichiara la propria soddisfazione per le battaglie intraprese dalla citata antenna locale. Nel ribadire sostegno pieno alla libera e autonoma informazione senza deformazioni pseudopolitiche, formula l'augurio più sincero affinché l'oscurantismo non scenda a coprire la seria e veritiera informazione, vera ed unica espressione di democrazia. C'è poi il telegramma di Michele Artese, che è segretario del Tribunale dei Diritti del Marato. Questo è il testo del telegramma al ministro delle Poste, Maurizio Pagani. Per evitare grave danno a libertà e democrazia, chiedo inserimento Verde TV Teramo in elenco emittenti con concessione. Il telegramma di Tania Bonnici Castelli, spedito a nome del Comitato Provinciale Femminile della Democrazia Cristiana. La città di Teramo, dice nel testo, è cresciuta culturalmente e moralmente grazie all'emittente Verde TV. Non permetta che questa voce libera venga soffocata ingiustamente. C'è poi la lettera al ministro delle Poste, onorevole Maurizio Pagani, del signor Walter Cavuti di Teramo. Questo è il testo. Oscurare la emittente televisiva di Verde TV è un grave sopruso che si vuole consumare ai danni di questa città, che è colpevole solamente di non avere politici capaci di tutelare gli interessi della nostra Teramo. Verde TV, continua il testo di Cavuti, è una finestra libera aperta a tutti i cittadini e come tale si interessa attivamente di politica locale e regionale. Ha una predilezione per le tradizioni popolari, informa quotidianamente con telegiornali su ciò che succede in città e provincia, cura trasmissioni culturali di vario genere, non tralasciando incontri e simposi ad alto livello. È l'unica emittente televisiva che ha moltissime ore giornaliere di trasmissioni, abilitata quindi a proseguire con dignità nelle informazioni e cameraman di tutto rispetto. Per questi motivi, scrive ancora Walter Cavuti, prego l'eccellenza vostra di volere riesaminare con equità e benevolenza la spinosa questione. C'è poi il telegramma del Comitato
Comitato di Difesa dei Diritti Umani e Civili di Teramo. Riteniamo essere altamente lesivo per i diritti dei teramani l'esclusione di Verde TV dall'elenco delle emittenti con concessione, per cui ne chiediamo il suo giusto inserimento. Il telegramma al ministro delle Poste Pagani del presidente della Federazione Provinciale Combattenti e Reduci di Teramo. Consiglio direttivo Federazione Provinciale Combattenti e Reduci di Teramo, a nome dei suoi rappresentanti, chiede alla eccellenza vostra che nostra unica antenna televisiva locale, Verde TV, sia inserita nell'elenco delle emittenti con concessione. E ancora Gabriele De Laurentiis che dice: ritengo che fra le altre Verde TV è quella che è stata la più impegnata sul sociale. Rifletta, Ministro, prima di farla morire. E ancora il telegramma del professor Arnaldo Di Tommaso. Mi associo, dice, alla protesta contro l'oscuramento di Verde TV di Teramo, palestra di confronto pluralistico e di corretta informazione, con equilibrio e fine professionalità ha contribuito non poco a rischiarare i luoghi tradizionalmente bui del potere. Chiedo pertanto inserimento di Verde TV nell'elenco delle emittenti con concessione. Mobili Bisante San Nicolò, 1910, bottega artigiana, oggi dimensione europea. Non 100.000, ma tanti più clienti esigenti hanno firmato convenienza e qualità degli arredamenti di Sante. Ora attendiamo anche te. Per gli 80 anni dei mobilifici di Sante, apertura del nuovo showroom di Sante Mobili P9. Attendiamo una tua visita. Ricorda, mobilifici di Sante, San Nicolò di Teramo. La TV, per dirvi che ci siamo. Il nostro nome, per dirvi chi siamo. Per comunicare senza barriere, per un mercato senza più frontiere, un nome nuovo, una struttura professionale. TCA, traduzione, interpretariato, MIDI. TCA, per dirvi che ci siamo. Il funzionamento di questo apparecchio è molto semplice. Si regolano gli indicatori e questi elettrodi si collegano a un essere umano. Sta succedendo in questo preciso momento da qualche parte del mondo. Qualcuno mi autorizza a farlo. Tu, da che parte stai? Con chi tortura o con Amnesty? Amnesty International, in difesa dei diritti dell'uomo. A Teramo, noi della Scolastica vendiamo libri dal 1915. Se devi comprare libri di scuola, non puoi sbagliare. Vieni a trovarci e capirai. Libreria La Scolastica, nel cuore della città, in Corso San Giorgio. Libri di testo per tutte le scuole. Stiamo ricordando, entrando e uscendo dalla pubblicità, con un cartello che abbiamo raggiunto, siamo qui per questo, 1.000 telegrammi, abbiamo anche superato questa quota, quota 1.000, 1.000 telegrammi di cittadini teramani e associazioni che hanno scritto al ministro Pagani per chiedere che Verde TV sia inclusa nell'elenco delle televisioni che avranno la concessione. È parsa a tutti una ingiustizia questa esclusione, clamorosa, è stata definita anche così, i nostri ricorsi sono
pronti, dovranno essere definiti in queste prossime ore. Credo che a inizio della prossima settimana i ricorsi, nel termine giusto concesso dalla legge, partiranno. Vogliamo essere chiari anche su questo, su che cosa sono incentrati i nostri ricorsi. Non sul riconoscimento di requisiti che ci sono stati negati o che non avevamo e dobbiamo affannarci a dimostrare di avere. No, niente di tutto questo. Non abbiamo tralasciato niente sulla domanda, non abbiamo tralasciato niente sulla documentazione, non dobbiamo affannarci a dimostrare il possesso di alcun requisito. I requisiti ce li abbiamo tutti, tant'è vero che siamo inseriti, lo abbiamo detto più volte, in una graduatoria dalla quale saremmo stati esclusi se non avessimo avuto i requisiti. Solo che non è stato seguito l'ordine della graduatoria nel compilare un elenco, questo abbiamo detto. 13 emittenti, all'inizio dicemmo 14, sul manifesto credo sia stato scritto 14, poi abbiamo fatto un conto più preciso, sono 13 e vogliamo essere precisi anche in questo. 13 emittenti che in graduatoria vengono dopo di noi sono state inserite nell'elenco delle concessioni e noi no. Quindi i nostri ricorsi, dico due ricorsi, due, perché uno è al Ministro, poi quello al TAR avremo più tempo per farlo, sono semplicemente per chiedere una correzione di punteggio, intanto, perché ci hanno sottratto dei punti. Dobbiamo avere dei punti in più per la potenzialità economica, che è stata riconosciuta già in maniera rilevante, ma c'è qualche decimale in più al quale abbiamo diritto. Per la presenza sul mercato, lo abbiamo detto, perché non è stato considerato un nostro impianto. Quando il Ministro ha fatto la graduatoria non ha visto bene le schede tecniche, quindi è saltato per aria un elemento, non è stato preso in considerazione, sulla domanda c'è, debbono considerare per calcolare una certa formula di presenza sul mercato anche un nostro impianto che invece è stato trascurato. Abbiamo diritto a qualche punto in più perché siamo testata giornalistica e abbiamo un giornalista direttore di testata, non ne hanno tenuto conto. Abbiamo diritto a qualche punto in più perché, anzi a 20 punti in più, perché la maggior parte dei nostri programmi sono autoprodotti, le televisioni che hanno una percentuale maggiore al 50% di programmi autoprodotti informativi hanno diritto a 20 punti, i nostri telespettatori sono testimoni di quanti sono i nostri programmi quotidiani e giornalieri, voi stessi avete fatto il conto di quanti sono i nostri programmi autoprodotti e potete quindi pensare quanto abbiamo diritto, a quanto abbiamo diritto noi a questi 20 punti. Ecco, questi sono i termini del ricorso. Un miglior punteggio. Per quanto riguarda poi il secondo piano del ricorso, l'inserimento nell'elenco, perché non c'è stato detto perché da una graduatoria che ci vede al 35esimo posto su 38 siamo stati esclusi. Abbiamo diritto ad esserci e questo è il secondo elemento del ricorso. Tutto qui, nient'altro che questo, quindi non immaginate ricorsi particolari, requisiti che non abbiamo e dobbiamo affannarci a dimostrare. È così, vero? Edoardo, ecco, tu sì, che volevo aggiungere questo a proposito dell'autoproduzione. Cioè, veramente non riusciamo a capire perché non ci siano stati attribuiti i 20 punti previsti dalla lettera G del famoso decreto del 13 giugno. Perché noi abbiamo per ben due volte, nel 91 e nel 92, certificato l'autoproduzione attraverso dei modelli che lo stesso Ministero ci ha inviato e che noi abbiamo puntualmente inviato, ecco, ve lo posso mostrare, questo. Questi sono gli allegati che riguardano il 91 e questi sono gli allegati che riguardano il 90. Cioè sono modelli che lo stesso Ministero ci ha inviati e che noi abbiamo allegato al bilancio che entro il 31 luglio bisogna inviare al Garante e al Ministero. Allegati 1E, 1C. Ecco, cioè questi sono allegati che sono distinti. Allegato 1 che è un allegato di riepilogo e poi l'allegato
Ecco, giusto per precisare, anche per dire ai telespettatori quali sono le segnalazioni che noi abbiamo fatto al Ministero per l'autoproduzione. Noi abbiamo detto che abbiamo Focus, quotidiano di informazione, Telex, informazione flash, appunto, due edizioni al giorno. Poi tra i programmi televisivi autoprodotti abbiamo segnalato differite di consigli comunali e provinciali, dibattiti, convegni, mostri, laboratorio. Insomma, tutto quanto, ecco, tutto il nostro quanto, pubblico sa. No, volevo ecco, ricordarlo così io appunto vorrei perché... dire una cosa, anzi vorrei che la dicesse Paolo proprio per dare maggiore ufficialità. Noi stiamo scegliendo, abbiamo scelto e stiamo continuando a scegliere questa strada di spiegare ai nostri telespettatori anche le nostre carte, di mostrarle, di farle vedere, proprio per trasparenza, perché questa è veramente la televisione della trasparenza, non soltanto per la città, ma anche per noi stessi. Quindi stiamo qui a spiegare le nostre ragioni a chi le vuole sentire, a chi ha la pazienza di sopportarci spesso in tecnicismi e in astruse cose tecniche, ma per essere trasparenti fino in fondo. Questa è la scelta che abbiamo fatto unanimemente. Certo, la scelta doveva essere quella. Del resto nessuno potrebbe obiettare che noi come emittente televisiva, come redazione, come proprietà, abbiamo mai usato questa emittente televisiva per qualsiasi cosa riguardasse interessi nostri privati, interessi più generali della testata, della pubblicità. E la prima volta, tranne che all'inizio, quando abbiamo fatto il lancio della nostra testata, o quando abbiamo così con un po' di narcisismo festeggiato la chiusura annuale di una stagione, che poi cose che fanno un po' tutti, non abbiamo mai usato questo strumento, che è uno strumento potente più di quanto voi non possiate immaginare, perché i mezzi di comunicazione, in particolar modo i mezzi televisivi, entrano nelle case e massaggiano le menti, non sono io a dirlo, è una teoria oramai certa. Noi non abbiamo mai usato la televisione per nessuna cosa che non fosse l'informazione, stare con la gente, fare programmi che piacesse. Tu vuoi dire non l'abbiamo usata per noi stessi? Non l'abbiamo mai usata per noi stessi. Se non in questa circostanza. Questa è una circostanza in cui la usiamo, ma non per autocelebrarci, anche se c'è un vezzo, si raggiunge una quota, un obiettivo, 1000 telegrammi, è chiaro che è il momento di così autoincentrarci in parte, eccetera. Ebbè, un ma, peccato veniale che ci devono perdonare. Lo possiamo anche fare. Lo stiamo facendo adesso per dire quanto siano, secondo noi, ma siamo certi di quello che diciamo, giuste le nostre rimostranze. Ma anche in questo caso, scusami se lo dico, non abbiamo nemmeno parlato soltanto di noi stessi e basta. Certo. Ci devono dare atto che abbiamo parlato anche dell'emittenza teramana e dell'emittenza locale. Sì, non abbiamo parlato solo in difesa nostra, anche adesso lì compare la scritta in difesa dell'emittenza locale. Non soltanto in difesa dell'emittenza di Verde TV. Cioè, anche nelle parole che ho detto prima si traspariva questa volontà di difendere appunto l'emittenza locale. Io non vi nego che un po' di delusione, ma non so se mi è lecito dirlo, l'ho avuta quando altri colleghi, altri amici di altre testate non abbiano in questo caso, quando noi siamo stati in questa fase danneggiati, partecipato con noi in questa battaglia. Tu parli di testate televisive? Anche televisive, solo televisive. Io posso giurare in questa sede, e l'ho ribadito in privato e lo farò se mi sarà concesso, come sto già facendo, che mi sarei battuto, mi batterò e mi batto, come penso tutti noi, per qualsiasi realtà televisiva che nella provincia di Teramana dovesse essere oscurata o dovesse avere una penalizzazione. Perché questa è una diminuzione della nostra comunità e della nostra città, ma non solo la nostra città, del nostro territorio. Diciamolo francamente, le televisioni incluse sono state forse un po' preoccupate anche loro per quel che abbiamo detto noi, ma tutto sommato un po' di soddisfazione nel dire certo. Bah, noi ci stiamo dentro, l'hanno certo. Avuta. Questo non è indubbio. No? Noi abbiamo sempre detto che tra questo non possiamo negarlo, che tra le televisioni escluse forse noi siamo i più penalizzati, questa è la massima cattiveria che possiamo aver detto, che poi era una ovvietà data, come tu hai nelle trasmissioni abbondantemente dimostrato, senza ombra di dubbio. Ecco, abbiamo solamente fatto questa asserzione, abbiamo anche detto che altri emittenti si troveranno in grossa difficoltà e anche in questo io voglio ribadire un aspetto non profetico ma di certezza, come l'abbiamo fatto 2 anni fa e come seguitiamo a dirlo. Perché anche chi oggi, secondo questo piano, in questa maniera dovesse avere un'eventuale concessione, non è certo assolutamente del suo futuro, in ordine a diverse considerazioni.
l'ultima delle quali, la più importante, è quella pubblicitaria, ma non è questa la sede in cui parlarne. Soprattutto è quella della macchinosità, ed è un eufemismo, è benevolo questo, con cui è stato redatto questo piano che ha assegnato con un progetto tecnico, tecnologico, frequenze qua e là senza nessun criterio che entrasse nello spirito della legge. Io voglio raccontare, ribadire qualche cosa, una testimonianza che voi avete già forse osservato in una trasmissione che abbiamo mandato qualche giorno fa, che si riferiva al convegno di Roma delle televisioni in lotto. Ed era una chiusura, la testimonianza anche riportata e ripresa da molti giornali, cioè di un imprenditore che ha scommesso tutto sulla televisione, ma questo sarebbe un aspetto marginale, che comunque ha al momento una zona di ascolto e un audience, una zona di raggiamento considerevole. Due grosse province laziali con appendici, con la volontà, tra l'altro, nella domanda, di coprire tutta la regione. Ebbene, quest'uomo ha dichiarato pubblicamente di essere stato inserito in una graduatoria utile. Ciò non di meno ha detto in che maniera, cioè con un solo ripetitore ubicato in un paese, in una zona sopra un paese, Sonnino, comune di Sonnino, e potrà irradiare soltanto i suoi programmi su una ristrettissima area, 1500 persone. Ora, questa è la realtà, cioè anche chi ha avuto la concessione, non solo in Abruzzo ma in tutta Italia, non deve essere la concessione, ribadiamo, non la concessione, una momentanea, la promessa di concessione. Inserimento. Allora, fermiamoci un attimo, prima di sentire Alberto Di Croce, volevo mandare un'altra serie di solidarietà e testi di telegrammi espressi. Poi coinvolgerò Alberto Di Croce in questo discorso che stava facendo Paolo Aracchio. Telegramma al ministro Pagani di Mario Settembrini. Quale teramano che ha vissuto risveglio, dialogo sociale, politico e culturale, cittadinanza, virgola, opera determinante attività Verde TV, virgola, chiedo inserimento Verde TV nell'elenco concessionarie, punto. Esprimo indignazione per tentativo censura, punto. Enzo D'Ignazio, consigliere comunale, lista civica laica e verde, per l'alto servizio reso nell'informare costantemente la cittadinanza teramana della vita politica comunale e provinciale e perché ritengo ingiustificabile la sua esclusione, chiedo inserimento Verde TV Teramo elenco emittenti con concessioni. Questo è il testo del telegramma di Marco Quarchioni, consigliere comunale di Teramo. Protesto, immotivata esclusione, Verde TV Teramo, elenco ammesse concessione. Chiedo immediato inserimento come da graduatoria. Telegramma al ministro delle Poste Pagani di Paolo Albi, capogruppo democristiano al comune di Teramo. Chiedesi inserimento Verde TV Teramo, elenco emittenti con concessione, at garanzia pluralità informazione. La federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista denuncia in una nota l'evidente situazione di monopolio nel campo dell'informazione, carta stampata e radiotelevisione e il tentativo di chiudere totalmente tutti gli spazi di libertà ancora residui con l'oscuramento di numerose emittenti locali, evidentemente non legate a lobby economiche e politiche oggi dominanti. Esprimiamo, dice la Federazione Provinciale del Partito di Rifondazione Comunista, la nostra piena solidarietà all'emittente locale Verde TV che oggi subisce il maglio della censura. La gravissima crisi economica in atto e quella ancora più dura prevista nell'immediato futuro esige negli interessi delle suddette lobby che il governo Amato così bene rappresenta l'oscuramento e l'isolamento dei soggetti sociali che dalle misure di risanamento governative saranno pesantemente colpiti, lavoratori, giovani, pensionati, malati, eccetera. Si pretende l'oscuramento e l'isolamento di quei movimenti e di quelle forze politiche come il Partito della Rifondazione Comunista schierati al fianco e alla testa delle masse popolari. Senza informazione la lotta contro il regime autoritario che si va delineando diventa difficile. Occorre che tutti i cittadini democratici prendano coscienza della gravità della situazione e facciano sentire la loro voce. Il Partito della Rifondazione Comunista organizza a questo proposito una manifestazione nazionale a Roma per il 12 settembre, con al centro il tema informazione, collegando la questione alla lotta contro i gravi provvedimenti economici del governo, il taglio della scala mobile e contro la legge elettorale truffa.
La Federazione Provinciale di Teramo del Partito di Rifondazione Comunista metterà a disposizione per la giornata del 12 settembre dei pullman ed invita tutti i cittadini a partecipare alla campagna di massa contro la censura, per la verità e la libertà nell'informazione, per una equa giustizia economica e sociale. Luigi Del Gatto, consigliere regionale antiproibizionista, oltre a presentare una interpellanza al presidente della regione Abruzzo sulla clamorosa esclusione, così la definisce, di Verde TV, ha inviato anche lui un telegramma al ministro delle Poste. Questo è il testo. Protesto, ingiusta esclusione, Verde TV Teramo, elenco concessione, chiedo immediato reinserimento come da graduatoria. Nell'interrogazione al presidente della regione Abruzzo, Del Gatto scrive tra l'altro: si constata la clamorosa esclusione dell'emittente Verde TV che, nonostante sia una recente iniziativa, ha effettivamente svolto un ruolo importante con l'ampio spazio destinato all'informazione locale e di servizio pubblico, con trasmissioni dedicate ai lavori dei consigli del capoluogo e di altri comuni vicini, del consiglio provinciale, che risulta in perfetta regola con la legge Mammì. Pierluigi Montauti, presidente dell'Interamnia Handball Teramo e organizzatore della Coppa Interamnia di Pallamano, ha inviato questo telegramma al ministro. Apprendiamo enorme stupore e amarezza, grave e ingiusta mancata concessione a Verde TV Teramo, validissima e gloriosa emittente, distintasi sempre per obiettività, competenze e professionalità e per prezioso contributo offerto a crescita culturale intero ambiente. Stop. Chiediamo inserimento suddetta in elenco emittenti con concessione. Stop. Serafino Pulcini ha inviato un telegramma personale ed uno in qualità di presidente dell'ACE, l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo. Assessore del comune di Teramo, Vincenzo Antonini. A seguito provvedimento governativo oscuramento TV locale denominata Verde TV, segnalasi alla sua sensibilità grave disagio informativo intera comunità teramana e abruzzese. Annunciato oscuramento emittente Verde TV Teramo calpesta interessi culturali, sociali, politici e sportivi del popolo teramano, punto. Chiedo pertanto inserimento suddetta elenco TV in concessione. Stop. Per una moda intima, fresca e giovane, ma anche raffinata e sofisticata, garantita dalle migliori marche, Rosval Shop, corsetteria, tempo libero, abiti casa ed intimo per la sposa. E per l'uomo che vuole essere sempre protagonista, ci sono i capi firmati Ermenegildo Zegna. Qualità e cortesia da Rosval Shop, a Teramo, in via Mario Capuani 63. DOS 84 dei fratelli Zecchini. Settore finiture e arredo. Avverti un'immediata sensazione di calore, accompagnata talvolta da un felice pensiero. Un modo nuovo, funzionale, elegante per risolvere le tue esigenze. Gross, dove c'è casa. Psst, qualcuno sta rubando la tua idea. Il mare ci ha dato il meglio di sé. Tutto il meglio del nostro mare ve lo offriamo noi, ad un prezzo più che conveniente. Sì, grazie al pescatore. Scegliere il pesce fresco non è più un problema. Il pescatore, ingrosso di pesce fresco, vasto assortimento di frutti di mare, confezioni di cassette regalo a tenuta stagna. Il pescatore, di Portelli Alessandro, è a Martinsicuro, in via Roma 2, angolo strada statale 16, a 5 minuti da San Benedetto del Tronto. Aperto anche il sabato pomeriggio. Telefono 0861
79 69 42. Vestire impeccabili dalla testa ai piedi. Center Bucks. Abbigliamento uomo-donna, maglieria, calzature, pelletteria e valigeria. Center Bucks, dei fratelli Balducci. La garanzia di una lunga esperienza, l'assortimento di firme prestigiose, la sicurezza di scegliere il meglio spendendo meno. Center Bucks e calzature per uomo, donna e bambino. Moderne, classiche, sportive, ma solo delle migliori marche. Center Bucks e abbigliamento. Iliana Ghinelli, Pin Up, Mush, Modiva, Delia Ferrari, Giorgio Reggiani, Yves Saint Laurent, Ungaro, Pacis, Sanremo, Qantas, Mare Sport, Azzurra, Rodrigo, Pierre Balmain, Repubblica di Genova, Roberto Guiducci, Mavro, Center Bucks e Maglieria, Lancetti, Biffi, Ivernati. Center Bucks dei fratelli Balducci, a 5 km da Teramo, lungo la statale 80, in località Piano d'Accio. Dalla testa ai piedi, Center Bucks, il nome giusto. Se lo ami, non lo abbandoni. A Teramo, noi della Scolastica vendiamo libri dal 1915. Se devi comprare libri di scuola, non puoi sbagliare. Vieni a trovarci e capirai. Libreria La Scolastica, nel cuore della città, in Corso San Giorgio. Libri di testo per tutte le scuole. A festeggiare, tra virgolette, lo abbiamo detto con un minimo di compiacimento, peccato veniale di cui sicuramente dobbiamo e possiamo essere assolti, qui a Verde TV, Alberto Di Croce, sul tema che stava affrontando Paolo Araclio come continuazione. Alberto Di Croce è stato con me al convegno di Bologna, poi al congresso di Roma è stato presente Peppino Di Domenico, che questa sera non è presente perché non ha potuto essere presente, ma a Di Croce possiamo chiedere che impressione ha avuto in questi convegni, se ha ricavato la stessa impressione che ci diceva Paolo Araclio, che cioè il problema riguardasse anche le televisioni incluse, non soltanto le escluse da quel famoso elenco. No, quello che mi ha colpito, diciamo, è stato che nelle nostre situazioni, diciamo Verde TV a Teramo, si sono trovate tantissime emittenti delle varie province italiane. Cito Telemantova, che opera dal 78, Telepavia, Telecremona, Teleimola, Telerimini, Telerimini, dipendenti, e Telemax di Potenza, cioè quelle realtà nelle varie province che facevano più o meno, e fanno credo tuttora, lo stesso tipo di attività che facciamo noi, cioè facevano tanta informazione, tanti servizi autoprodotti, si sono ritrovati fuori, diciamo, da questa cosiddetta promessa di concessione, inserimento in una graduatoria utile. Ecco. Poi c'è l'altro aspetto, anche televisioni inserite stavano lì a rappresentare la poca area di servizio che gli veniva assicurata. E difatti tante emittenti lì presenti, inserite in questa famosa graduatoria utile, si sono viste restringere brutalmente il loro bacino di utenza, cosiddetto. E questo mi ha fatto
riflettere molto, devo dire, insieme appunto a Ervino Di Croce, che era con noi lì a Bologna, di quella famosa frase che dissi il 10 maggio 89 lì al centro della CNA di Teramo, dove noi come comitato di refrazione a suo tempo dicemmo che in una democrazia, se si convogliano i mezzi di comunicazione di massa, giornali e televisioni, in mano a un potere politico oppure a un unico potere economico, praticamente tutti i cittadini riducono la loro libertà. Ecco, e questo lo stavamo dicendo prima, noi non abbiamo fatto soltanto la battaglia a difesa di Verdi TV, ma anche a difesa dell'emittenza teramana locale e certo, a difesa dell'emittenza locale. Io ricordo tante cose dette qui per segnalare la scalata anche alla pubblicità del negozio della porta accanto di Berlusconi, abbiamo segnalato in tante rassegne stampa quanto proponeva la stampa italiana in questo duopolio che poi il presidente della RAI Pedullà diceva essere un polio e mezzo o addirittura un polio solo. Io a questo punto vorrei chiamare in causa Edoardo Cipriani anche nella sua qualità di docente di latino, perché a un certo punto nell'unico convegno al quale non abbiamo partecipato, quello di Ceglie Messapico, il presidente del comitato di coordinamento delle televisioni in lotta, Federico Costantino, che tra l'altro professore, quindi nostro collega, sindaco di Capri, se ne uscì con un motto per le televisioni in lotta. A proposito dell'oscuramento, il motto era: non possiamo oscurarci, non vogliamo e non dobbiamo. E questa triplice espressione, che era un po' il richiamo dell'agostiniano e campanelliano nosse posse velle, conoscere, sapere e volere, la esprimeva in latino. Quindi adesso Cipriani ce la dirà nel latino. Perfetto. No, è una figura retorica, si chiama climax, no? Cioè sì, è una gradazione di concetto che va a finire proprio al concetto più forte. E prima si parlava di trasparenza, diciamolo da parte... Diciamolo intanto, diciamolo in latino, quindi non possiamo, ecco, non dobbiamo, non vogliamo. Ecco, ma l'hai già citato tu, no, mi pare, quindi non possiamo, non possumus, poi non dobbiamo, non debemus e non volumus. Non vogliamo. Quindi... ripeto, il non volumus finale, che è l'arrivo del concetto della scala. Prima parlavate di trasparenza della televisione Verde TV, cioè dell'emittente, e a fronte di questa trasparenza io vorrei citare un episodio che forse non abbiamo citato nelle altre, diciamo, nelle altre trasmissioni. Il decreto del 13 giugno, che è poi quello un po' incriminato proprio perché ha creato tutto questo caos nella interpretazione. Sai che non è stato ancora pubblicato? Ecco, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non solo, come altri decreti in precedenza. Ecco, non solo. I decreti del Ministro delle Poste non vengono pubblicati. Ecco, non solo non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma non è stato nemmeno recapitato agli interessati. Cioè, noi ne siamo venuti a conoscenza perché l'associazione Anti ce ne ha fatto, diciamo, benevolo passaggio, altrimenti saremmo rimasti all'oscuro. Infatti ha inserito sul ricorso anche questo. Ecco, e leggendo questo decreto c'è un passo, vorrei segnalarlo, perché proprio da qui parte la considerazione nostra che forse siamo comunque nel giusto quando abbiamo intrapreso questa battaglia. Qui dice: considerato che i canali previsti nel piano di assegnazione delle frequenze devono essere di massima assegnati secondo l'ordine di graduatoria e in modo da assicurare per quanto è possibile a ciascun emittente il mantenimento delle proprie aree di servizio, è istituita una commissione, la quale commissione poi ha diciamo fatto quel pastrocchio. Quindi che viene indicato alla commissione come criterio, quello di seguire quello di massima. Ecco, per cui riprende forza quello che dicevi tu, e quindi non possumus, non debemus, non volumus, quello che appunto... Allora, ascoltiamo intanto un altro intervento con solidarietà e testi di telegrammi particolari che sono stati inviati al Ministro delle Poste, anzi del Ministro PTT, Poste e Telecomunicazioni Pagani, dai cittadini e dalle associazioni teramane. Telegramma di Marcello Cocciolito, segretario provinciale Teramo MSI.
A nome del movimento che rappresento in provincia, ho provveduto in data odierna ad inoltrare il telegramma al ministro delle Poste, onorevole Maurizio Pagani, per protestare e contestare l'esclusione della vostra emittente dal piano di ripartizione delle frequenze tra le varie reti televisive. Con una circolare a tutti i segretari di sezione ho sollecitato questi e tutti gli iscritti a seguire le indicazioni da voi date. Rimango a completa disposizione per qualunque iniziativa. Mauro Chilante, segretario regionale PLI, al Presidente del Consiglio dei Ministri Amato e al segretario generale del Partito Liberale Italiano. La vicenda dell'attuazione della legge Mammì sta assumendo per alcuni versi i caratteri dell'anacronismo più spinto. Non si comprendono in particolare se esistono i criteri con i quali sono state assegnate le frequenze abruzzesi tra televisioni che invece sono soltanto radio. Televisioni non abruzzesi che hanno ottenuto la concessione, ma sembra, non hanno neppure fatto domanda. Televisioni che risultano posizionate utilmente entro il 39esimo posto, ma che vengono escluse in favore di altre che si trovano oltre l'80esimo posto, eccetera. Emblematica in Abruzzo è la vicenda dell'editoriale Verde TV di Teramo, che parrebbe a prima vista fortemente penalizzata e che è stata esclusa dalla graduatoria non ottenendo la concessione. Appare urgente un chiarimento complessivo attraverso la divulgazione dei criteri che hanno guidato nelle scelte e delle motivazioni che conseguentemente hanno portato all'esclusione delle varie testate televisive. E ciò indipendentemente dal fatto che esse abbiano o no fatto ricorso avverso le decisioni del Ministro, ma per far fede della trasparenza necessaria da parte di chi in questo periodo ha responsabilità nella cosa pubblica. La Federazione Provinciale di Teramo e il gruppo consigliare PSI al Comune di Teramo hanno anche loro scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Amato. Questo è il testo. L'approvazione della graduatoria e dell'elenco delle emittenti televisive private utilmente collocate in graduatoria, così come disposto dal recente DM 12892, ha provocato un vero e proprio terremoto per il bacino abruzzese e per quello teramano in particolare. Infatti rimane incomprensibile la collocazione in posizione utile per il rilascio delle concessioni di alcune TV locali e l'esclusione di altre che pure si trovano comprese nella graduatoria formulata dal decreto citato. Tra le prime 38 posizioni, tante sono state le emittenti locali con permesso in concessioni previste dal decreto per la regione Abruzzo. Tra le escluse, con grande stupore e disapprovazione di tutta l'opinione pubblica teramana, vi è Verde TV di Teramo, che nella graduatoria di cui all'articolo 1 del decreto si trova al 35esimo posto, che si è distinta dalle altre per l'elevato numero di ore di attività giornalmente dedicate all'informazione e per la qualità dell'informazione stessa, risultando, senza far torto alle altre, tra le emittenti più seguite della comunità teramana. È palese il torto che questo gruppo editoriale ha subito. Lo dimostrano la ferma protesta e la netta presa di posizione di tantissimi cittadini, di tante associazioni, dei sindacati, dei partiti democratici che non vogliono l'oscuramento di questa TV. Sul piano amministrativo e legale, Verde TV saprà autonomamente tutelarsi per il ripristino di un diritto che una fasulla graduatoria le ha tolto. Sul piano politico e prima ancora morale, i socialisti teramani ti chiedono di adoperarti, come tua consuetudine, per le cause giuste affinché di concreto con i nostri parlamentari abruzzesi vengano apportate quelle modifiche, prima della conversione in legge del decreto, necessarie a restituire voce e fiducia ai tanti operatori dell'informazione televisiva locale ed a mantenere alla comunità teramana un servizio diritto che diversamente verrebbe inspiegabilmente annullato. Il Movimento per la Democrazia alla Rete ci ha fatto pervenire questa lettera. Il Movimento per la Democrazia alla Rete esprime la più totale solidarietà alla proprietà, ai giornalisti, ai tecnici dell'emittente televisiva Verde TV, colpita dall'ingiusta legge Mammì, che mette a rischio il futuro dell'intero sistema dell'informazione, il pluralismo e la stessa libertà di stampa, basi fondamentali per un autentico sistema democratico.
La rete ritiene che per i meriti acquisiti in questi anni di lavoro, per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti delle organizzazioni politiche e sociali come dei singoli cittadini, per il modo originale adoperato per affrontare e divulgare i problemi della provincia teramana, l'emittente Verde TV rivesta oramai un ruolo fondamentale nel sistema informativo locale e debba necessariamente rimanere quel punto di riferimento che di fatto è stata in questi anni. In questo senso il gruppo parlamentare della rete presenterà, a nome del proprio capogruppo, onorevole Diego Novelli, una interrogazione parlamentare al ministro Ombra Pagani ed al ministro Vero Vizzini, chiedendo l'immediato rinvio dei termini di assegnazione delle concessioni. La rimessa in discussione della legge, l'opportuna modifica della legge che elimini le vergognose distorsioni che questa ha provocato nel mercato editoriale, nevralgico per la vita democratica, compromettendo il pluralismo, l'autonomia e la stessa sopravvivenza della stampa. La rete si impegna a combattere fino in fondo nella battaglia per la libertà e la democrazia, a cominciare dalle sedi parlamentari, ove contrasterà duramente la decisione del governo Ombra Amato, quando si dovranno convertire in legge i decreti di proroga, ma anche a livello locale, dove si organizzeranno tavoli per raccogliere firme di solidarietà per chi è stato colpito oggi dalla violenza di questo sistema corrotto, che continua sfacciatamente ad imporre l'interesse di una parte su quello generale. Si è detto in questi giorni che Berlusconi ha vinto la battaglia dell'etere. Non è vero, Berlusconi ha stravinto e continuerà a stravincere lui e quelli come lui, se il potere politico rimarrà in mano a questa classe politica, e continueranno a perdere i cittadini e con loro oggi le piccole ma fondamentali emittenti televisive locali. Fare qualcosa per dimostrare da che parte si sta è un obbligo per tutti. Domani potrebbe essere troppo tardi. Mille telegrammi, stavamo... Attenzione, mille telegrammi, stavamo dicendo, c'è stata un'interferenza. Vedete quanto contano anche le strade sgombre sul piano della... frequenza, le interferenze bisogna evitarle. Allora, vi stavo dicendo, tanti telegrammi, tante prese di posizione, le stiamo seguendo, siamo qui anche per ringraziare, non scordiamoci che stiamo qui anche per ringraziare, perché io, che sono il più pessimista di solito, per natura, di tutti quanti gli altri amici di Verde TV, voglio questa sera invece dire una cosa ottimistica, non so se adesso le parti si invertono. Io mi sono convinto che almeno per quanto riguarda l'oscuramento, la possibilità di continuare fino al 28 febbraio 93 così come tutte le altre televisioni, addirittura la possibilità forse di ribaltare non soltanto graduatoria ed elenchi ma addirittura legge Mammì, beh, penso che noi questa battaglia ci stiamo avviando a vincerla. Credo che, non so se siete convinti anche voi di questo, noi saranno stati questi mille telegrammi che ci hanno dato veramente, credetelo, una grande forza, non soltanto a noi, ma anche all'esterno. Pensate, per esempio, che già nei ricorsi tipo che vengono diffusi dalle associazioni di categoria, a un certo punto si dice che per dimostrare quanto un'emittente abbia diritto a restare, a non essere oscurata, si allegano e fanno parte integrante del ricorso le testimonianze offerte a quella emittente in loco dalle popolazioni interessate. E pensate che noi tutto questo dossier, il dossier relativo ai tanti telegrammi che sono sul tavolo del ministro, queste testimonianze, tutti questi elementi entreranno a far parte di un dossier che allegheremo al ricorso. Edoardo sta in maniera particolare provvedendo proprio a questa parte, quindi ci potrà dire qualcosa. Sì, quindi noi questa battaglia ci avviamo sicuramente a vincerla e la stiamo vincendo anche, soprattutto, con questi telegrammi. Se ricordi, in una trasmissione, la Clessidra, dove si parlò proprio del problema delle frequenze, delle emittenze, ci facessi la stessa domanda. Io dissi che ero ottimista, mentre tu in quel periodo eri pessimista.
Ora diciamo che io non è che sono pessimista, però visto come si sono svolte le cose, vista veramente la farraginosità con cui sono state stilate queste graduatorie, che c'erano comunque dietro un piano tecnico di cui non siamo a conoscenza, di cui sono a conoscenza solamente i notabili del Ministero e poi non vogliono nemmeno svelare quali sono i segreti di questo piano delle frequenze, io sono pessimista, cioè fino a questo punto, cioè da andare con le nostre conoscenze anche al di là di quello che può essere la semplice materia del presentare i ricorsi insieme ai nostri legali, ma andare veramente a capire al di là qual è la verità proprio per far valere le nostre ragioni, ragioni che sicuramente varranno almeno con questi primi ricorsi. Ecco perché sono leggermente pessimista, perché temo che al di là di tutto ci sia ancora qualcosa che il Ministero nasconde, visto che adesso ha fatto le cose veramente in una maniera indegna. Comunque sono state tante le pressioni anche sul piano nazionale, tante dichiarazioni, vi abbiamo detto come persino il capogruppo parlamentare della DC, Gerardo Bianco, abbia invitato con una lettera circolare tutti i parlamentari della Democrazia Cristiana a segnalare se nell'ambito del proprio collegio siano state usate discriminazioni nei confronti di singoli emittenti o se ci siano casi di clamorose esclusioni, quindi tutto un mondo che si muove. E comunque noi stiamo predisponendo questo dossier di testimonianze, allegheremo anche queste testimonianze al ricorso. E allora Paolo, adesso coinvolgo te, una battaglia che almeno per questo aspetto e su questo piano, non dico la battaglia del ricorso, ma la battaglia della sopravvivenza, della testimonianza, della sicurezza, forse l'abbiamo vinta. Ecco, se temevamo di essere oscurati da un minuto all'altro qualche settimana fa, oggi possiamo dire tranquillamente che noi staremo qui abbondantemente fino almeno a febbraio del 93 insieme con tutte le altre e poi si vedrà. Con sicuramente fino a febbraio, e febbraio ritengo che non sia nemmeno l'ultimo termine a disposizione, perché da febbraio si scateneranno ulteriori ricorsi, magari al TAR di tipo amministrativo. Da un lato devo come dire, rassicurare i telespettatori e devo farlo in maniera anche ufficiale. Vi rassicuro perché Vede TV non verrà oscurata, non si oscurerà a tempi brevi, nel caso pessimistico peggiore, perché sicuramente fino a febbraio noi rimarremo a trasmettere. Ai tanti che ci hanno detto ma è servito qualcosa a spedire questi telegrammi, noi possiamo dire tranquillamente che è servito tantissimo. È stata una vittoria anche della ragione, perché lo abbiamo ripetuto, la scelta è stata giusta, quella di non spegnere, ed è stata anche confortata dalla realtà che poi si è dimostrata in tutta Italia attraverso i ricorsi, le sentenze del TAR, in ogni caso al fatto che pochissimi avevano spento, nessuno ha spento. Molte non hanno spento perché presumo nemmeno trasmettevano, però chi trasmetteva regolarmente non ha spento. È un messaggio di tranquillità che devo dare innanzitutto, lo ripeto, a chi ci guarda e ci guarda con favore. Seguiteremo ad esserci, però seguitate a mandare telegrammi se non l'avete fatto, seguitate a comunicare, cioè comunicateci se avete mandato il telegramma e non ce l'avete già detto. E a questo punto mi permetto di dire, se conoscete persone, allargate l'area di questo consenso per chi dovesse riconoscere giusto fare questo. Ecco, anche se noi dobbiamo dire che adesso raggiunta questa quota 1000, rivediamolo questo cartello che resterà a memoria felice nell'archivio di Verde TV, raggiunta questa quota, più di 1000 telegrammi, noi adesso presi anche da tante altre trasmissioni che sono partite, da tante altre che stanno per partire, non seguiremo più con quel serpentone che ci ha accompagnato o forse ci ha assillato per tanti giorni sullo schermo, contarli uno per uno, ecco, dobbiamo tornare anche ad una quotidianità. Noi continueremo a raccogliere segnalazioni di telegrammi, se ne arriveranno altri sul tavolo del Ministro saranno bene accolti, serviranno anche loro, ma ecco, noi stacchiamo un momento la corrente da questa attenzione così pregnante. Ed entriamo nella fase, a questo punto, della fase diversa. Cioè noi seguitiamo adesso, stiamo normalmente facendo i nostri programmi. In una fase diversa nella quale il suo peso ha Alberto Di Croce che si occupa, lo ripetiamo, della pubblicità. Quindi speriamo che questa presa di posizione così grande che è stata assunta da Teramo sul piano della solidarietà culturale adesso ci arrivi sul piano commerciale anche. Difatti io, come tutti voi sapete, diciamo,
Sono fiducioso, credo nella ragione, credo nella solidarietà, come ho sempre detto, e questo atto d'amore della città mi porta, diciamo, a essere grato alla città, a tutti quelli che hanno fatto il telegramma, e io e Ervino Di Croce, che iniziamo questa avventura nell'89, ci sentiamo, diciamo, ripagati di questo premio della città. E voglio cogliere l'occasione che l'ottimismo ci guiderà sempre. Il migliore investimento è un'inserzione pubblicitaria Verde TV, garantisce appunto l'investimento pubblicitario nella nostra emittente, è una emittente che non è al servizio di nessuno, come tutti sapete, e francamente mi aspetto adesso proprio una presa di posizione più massiccia di quelle forze sociali e politiche che possono, diciamo, far valere le ragioni di Teramo, che tutti hanno risposto, ma mi aspetto una più massiccia, diciamo, presa di coscienza delle forze politiche. Diciamo che adesso, finora, abbiamo avuto questi telegrammi che ci hanno consentito di essere alla pari di altre emittenti per affrontare il mercato. Adesso abbiamo bisogno di qualche folata di vento per affrontare il mercato, diciamo, con le vele gonfie. Adesso siamo più tranquilli a visitare i nostri, diciamo, clienti, i nostri ipotetici clienti, perché ci sentiamo la forza di chi non sta per spegnere, di chi può garantire al nostro inserzionista un ritorno nel tempo. Questa grande forza. E appunto questa grande forza che ci viene da tutta la città, diciamo. Ecco. Allora, intanto però le iniziative per Verde TV non si sono sopite. Dopo la invasione dei telegrammi si preparano altre invasioni. E dopo queste folate di vento via telex ci sono folate di vento via cartoline. Voglio mostrarvi questa cartolina. 3.000 di queste cartoline sono state fatte stampare dalla CGL. Per favore non spegnete quella Verde TV. Vedete, è un cartoncino nero, c'è questo quadratino verde che rappresenta il simbolo di una televisione verde, la nostra Verde TV. Per favore non spegnete quella Verde TV. Poi nel retro, signor Presidente della Repubblica, onorevole Oscar Luigi Scalfaro, Palazzo del Quirinale, Roma, non c'è il simbolo del francobollo perché la corrispondenza indirizzata al Presidente della Repubblica per DPR non va affrancata. Poi c'è la dicitura: onorevole Presidente, sono un lavoratore della provincia di Teramo, le rivolgo formale invito a voler intervenire affinché non venga ingiustamente oscurata l'emittente Verde TV, libero strumento di produzione di civiltà e progresso, voglia fare qualcosa per ripristinare un mio e altrui violato diritto, cordialità. Poi di traverso, stampata a cura della CGL di Teramo. Quindi 3.000 di queste cartoline arriveranno sul tavolo del Presidente della Repubblica. Altra iniziativa, domani a partire dalle ore 18 sotto i portici di fumo, un'altra iniziativa, questa volta del Movimento per la Democrazia La Rete, una iniziativa annunciata, una raccolta di firme per Verde TV. Quindi vedete che delle tre ipotesi iniziali fatte in conferenza stampa, telegrammi, cartoline, raccolta di firme, è andata in porto felicemente quella proposta da noi relativa ai telegrammi, ma sono arrivate per spontanee solidarietà di altri due organismi, CGL e Movimento per la Democrazia e la Rete, anche gli altri due strumenti, a ulteriore supporto della nostra iniziativa. Dopo i telegrammi, le 3.000 cartoline e a questo punto devo augurarmi le 10.000 firme. Secondo quella equazione che feci in conferenza stampa, la corrispondenza tra numero di telegrammi, numero di cartoline e numero di firme. Devo segnalare anche un'altra cosa. Queste sono le solidarietà elencate per tutti quelli che ci hanno fatto pervenire a livello di segnalazioni, di telegrammi, di prese di posizione, associazioni, politici, e poi faremo il riepilogo, ho detto. Ma devo segnalare, al di là di questo, anche alcuni contatti che abbiamo avuto in questi giorni con
i vari partiti politici o con personalità di spicco della provincia, alle quali noi abbiamo raccontato i fatti, abbiamo spiegato ancora meglio, abbiamo fatto vedere le graduatorie. Io ritengo che due incontri siano particolarmente importanti, che sono importanti perché hanno fatto seguito a un precedente incontro che fu il primo di tre ai quali noi diamo sicuramente un'importanza particolare. Il primo incontro fu l'incontro che avremmo con il gruppo consigliare del Partito Socialista al Comune di Teramo. Anche ai tre componenti del gruppo consigliare del Partito Socialista noi rappresentammo le ragioni di una ingiustizia, e da quell'incontro scaturì quel documento che avete sentito, letto, che state per sentire. Un documento inviato personalmente all'onorevole Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri, che è poi un documento che fu fatto proprio anche dalla direzione provinciale del Partito Socialista. Ora, questo è particolarmente significativo perché il Partito Socialista fa parte della maggioranza che ha votato la legge Mammì e che poi l'ha applicata. Quindi il fatto che da parte di un partito della maggioranza governativa ci arrivi una solidarietà espressa con riconoscimento pubblico al nostro sforzo di televisione al servizio dell'informazione locale ci privilegia e ci riempie di soddisfazione. Altro incontro avvenuto ieri con il direttivo provinciale del Partito Socialdemocratico di Teramo. Anche qui io vi segnalo l'importanza, ma non c'è bisogno che lo faccia. Partito Socialdemocratico, partito che fa parte della maggioranza governativa, addirittura lo stesso partito del ministro Pagani, socialdemocratico, sindaco socialdemocratico di Novara, prima ancora di diventare presidente della Commissione Ambiente e prima ancora di diventare ministro delle Poste. Bene, noi al direttivo provinciale del Partito Socialdemocratico abbiamo rappresentato le ragioni dell'ingiustizia che voleva escludere Verde TV e da questo incontro è scaturito un telegramma che Antonio Ricci, segretario provinciale del Partito Socialdemocratico a Teramo, ha inviato al ministro Pagani. La federazione teramana del Partito Socialdemocratico chiede l'inserimento elenco emittenti con concessione Verde TV Teramo, valida realtà culturale, politica, sociale ed informativa della provincia di Teramo. Ne ha dato notizia anche il Messaggero oggi. Quindi, dopo l'incontro con il Partito Socialista, incontro con il Partito Socialdemocratico, il partito del ministro Conta. E questa mattina Verde TV si è incontrata con l'onorevole Antonio Tancredi, parlamentare della Democrazia Cristiana, al quale ha rapportato le ragioni della ingiustizia che voleva escludere Verde TV dalla graduatoria che conta. Abbiamo mostrato la graduatoria, abbiamo rappresentato i motivi di un'ingiusta esclusione e l'onorevole Antonio Tancredi, parlamentare della Democrazia Cristiana, ci ha assicurato che farà quanto è in suo potere per tentare di ridare all'emittenza locale teramana e in particolare a Verde TV quanto di competenza e di diritto. Anche qui un incontro che conta, sia perché l'onorevole Antonio Tancredi fa parte della maggioranza parlamentare, anzi governativa anche lui, la Democrazia Cristiana fa parte della maggioranza governativa, si aggiunge tra l'altro questa presa di posizione ad altre di altri organismi della Democrazia Cristiana anche qui, sia perché credo soprattutto in questa città questa presa di posizione è una presa di posizione di notevole interesse che rimette ciascuno nei suoi ruoli, un parlamentare democristiano è una televisione che è una televisione libera, aperta e franca, non legata a nessun partito. Quindi vedete tre incontri importanti, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico e Partito
della Democrazia Cristiana. Ma aggiungo ancora un altro incontro che abbiamo avuto con il segretario regionale Mauro Chilante del Partito Liberale, anche lui una presa di posizione che avete sentita o che state per sentire, anche questo un incontro dal quale è scaturito una lettera indirizzata al segretario nazionale del Partito Liberale Altissimo e al ministro, il primo dei ministri, l'onorevole Amato, per rappresentare le ragioni a favore di Verde TV, un altro partito che fa parte a livello regionale della maggioranza governativa, Partito Liberale. Quindi vedete che non soltanto i partiti di opposizione hanno detto che Verde TV ci deve stare, ma anche i partiti che fanno parte della maggioranza governativa, che hanno votato la Mammì, che hanno voluto applicarla e che riconoscono che a Teramo, in provincia di Teramo, in Abruzzo, persino nelle Marche, secondo quel che abbiamo chiesto, Verde TV ci doveva e ci deve stare. Ma non soltanto questi gli incontri e le prese di posizione, anche da parte di partiti di opposizione, abbiamo citato Rifondazione Comunista, abbiamo citato Movimento Sociale Italiano, ma di altre cose parleremo nel riepilogo finale che faremo. Ma intanto vediamo l'ultimo intervento per testi particolari di telegrammi e per prese di posizione particolarmente significative. Veniamo alle note di solidarietà indirizzate a Verde TV dalle associazioni di categoria. LUPA, Unione Provinciale Artigiani, così ha scritto a firma del presidente Marcello Di Pasquale. Alla ripresa della nostra attività sindacale esprimiamo la più viva protesta verso la decisione ministeriale che vorrebbe oscurare la vostra emittenza, la quale ha sempre fornito un valido servizio di informazione all'intera comunità. Nel contempo auguriamo un esito positivo al ricorso amministrativo portato avanti da Verde TV al fine di ottenere il giusto e dovuto riconoscimento da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Lettera inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giuliano Amato, e al Ministro delle Poste, onorevole Maurizio Pagani, dall'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Teramo. Tempestati in questi giorni da reiterate richieste di interventi, interpreti dei pressanti desideri della nostra base associativa, chiediamo che si voglia procedere alla inclusione di Verde TV Teramo nell'elenco delle emittenti in concessione, ponendo riparo, se così si può dire, ad un atto ritenuto ingiusto verso chi svolge una valida funzione informativa in questa provincia. La incredulità nostra, della cittadinanza teramana e dell'intera utenza di tale emittente nell'apprendere la inconcepibile esclusione dalle reti autorizzate, ha fatto insorgere in tutti un moto di riprovazione per la maniera in cui vengono assunte, con indubbia superficialità, certe decisioni. Non è concepibile, infatti, che si possa pensare di oscurare un emittente che in questi ultimi anni ha fornito continuamente e costantemente prove su prove di grande professionalità, inconfutabile validità dei servizi, rigida imparzialità nei giudizi, massima disponibilità perché ciascuno, dal cittadino al professionista, al politico, allo studente, partecipasse liberamente ed esprimesse le proprie opinioni nelle tantissime rubriche istituite per trattare i grossi ed importanti problemi che investono la nostra vita civile e sociale in provincia e in regione. Se ciò avvenisse, e noi siamo convinti che non debba e non possa avvenire, si potrebbe parlare di vero e proprio attentato alla libertà che la nostra Costituzione ci assicura e garantisce. Libertà di poterci riunire, poter discutere, poter trattare problematiche ed insieme, con il concorso e il supporto di tante idee, cercare soluzioni o, magari, indirizzi utili a risolvere problemi che altri, cui compete il carico, non hanno saputo risolvere. Noi, la nostra base associativa, la cittadinanza teramana, l'intera opinione pubblica, potremmo sempre tutti d'accordo se una regolamentazione intervenisse per limitare il rilancio di nuove autorizzazioni, ma mai potremmo condividere una decisione intesa a troncare la vita di una rete televisiva che tanto beneficio arreca alla comunità in cui opera, con i suoi qualificatissimi servizi sociali, culturali, politici, economici. E servizi particolari per l'infanzia, la gioventù, la condizione della donna nella società, la terza età, e servizi sulla salute per combattere la droga, l'alcolismo, e servizi sul mondo del lavoro, sull'occupazione e via dicendo. Un emittente che per qualità di servizi resi gratuitamente nulla ha da invidiare ai colossi dell'informazione.
Signor Presidente, signor Ministro, noi reputiamo che l'insorgere di un vero moto popolare per evitare la morte di una libera fonte di informazione che ormai è entrata a far parte della vita e del costume del popolo teramano debba far riflettere ciascuno e consigliare modifica di un elenco steso certamente troppo affrettatamente, forse senza riflettere come era giusto si facesse. Vogliamo sperare che a questa nostra venga riservata la dovuta attenzione e vogliamo sperare di poter beneficiare ancora nel tempo dei qualificati ed interessanti servizi informativi di Verde TV Teramo. Con infinita osservanza, Giovanni Cerquoni, Presidente, Vittorio Filipponi e Bruno Di Bernardo, Vicepresidenti dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Teramo, aderente alla Confcommercio. Siamo in chiusura dunque, crediamo di aver detto tutto, aver ringraziato, adesso facciamo il riepilogo dei telegrammi per categoria, suddivisi, stiamo festeggiando 1000 telegrammi, un significato importante, lo abbiamo detto, e anche la stratigrafia delle associazioni, delle personalità che hanno inviato i telegrammi ci dà il senso di una vittoria. Certo, ci sono delle addirittura clamorose assenze, io non so a che cosa dovute, persone che non sono a Teramo, che non hanno avuto il tempo di raggiungerci con una telefonata o con un telegramma, non lo so, d'altro canto è giusto nominare i presenti in un elenco di amici che ringraziamo, non è giusto nominare gli assenti, quindi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E partiamo dai politici. L'onorevole Scipioni Vinicio, l'onorevole Di Giovanni Arnaldo, il senatore Franchi Antonio, l'onorevole Di Pietro Gianni, l'onorevole Rapagnà Pio, il senatore Di Stefano Corradino e l'onorevole Tancredi Antonio. Per quanto riguarda l'onorevole Di Pietro del PDS, un ringraziamento particolare perché nei primi momenti concitati della pubblicazione, si fa per dire, delle graduatorie, fu per noi anfitrione necessario presso le stanze del Ministero per cominciare a sapere le prime notizie, quindi lo ringraziamo per questa sua disponibilità oltre che per il telegramma. Per quanto riguarda i partiti politici, ho detto prima degli incontri di Verde TV con i partiti della maggioranza governativa, ma abbiamo incontrato anche partiti dell'opposizione, quindi il PDS, quindi il Movimento Sociale Italiano, quindi il Movimento per la Democrazia, la Rete e quindi anche la Lega, una telefonata con Marinelli. E qui ci limitiamo a segnalare i telegrammi, quindi Rifondazione Comunista, Movimento Sociale Italiano, segretario provinciale Marcello Cocciolito, Lega Centro, responsabile Marinelli Arrigo, PDS, segretario provinciale Verticelli Marco, Partito Socialdemocratico, come dicevo, segretario Ricci Antonio, il Comitato Provinciale Femminile della DC, abbiamo sentito il testo prima, Partito Socialista Italiano, segreteria provinciale, Movimento per la Democrazia e la Rete, poi consiglieri regionali d'Abruzzo, Valeri Gennaro della Democrazia Cristiana e del GAT.